Apprezzate il gesto atletico di un atleta che ha sé. Il cospetto del bravissimo Filippo Fontana era di 33 secondi e 9 decimi. Miglior giro per il momento quello di Filippo Fontana, il quarto, 8:45. L'atleta passa con un ritardo di 41 secondi e 6 decimi al suono della campana. Seconda posizione. Sta terminando il segno di Jaco Torrigoni. Jaco Torrigoni, Jaco Torrigoni, 50 metri, 40 metri, 30 metri, 20 metri, 10 metri, per l'Italia, per l'ottenuta azione d'Italia, ritornato Torrigoni. Internazionale, guerreggiando con i migliori delle prove di Coppa del Mondo, piazza d'onore meritatissima, applauso per Filippo Fontana da San Martino di Colle Umberto, uomo della Carabinieri, 37 secondi di ritardo. Nicolas Sanparisi, terza posizione, più volte azzurro, bravo anche su strada, podio meritatissimo. Campione d'Italia Elite 2022 Jacob Torrigoni, Selle Italia, Guerciotti Elite. Yeah.
Jacob Dorigoni, sei campione italiano elite, una soddisfazione e una gara davvero incredibile, un testa a testa con Fontana che non ha lasciato spazio al fiato, a rifiatare. Sì, il nostro CT ha disegnato un percorso molto duro, impegnativo. Nella prima parte del percorso bisognava spingere, nella seconda parte bisognava guidare e nella terza parte bisognava correre, c'era di tutto su tutto il percorso e soprattutto c'era da stare attenti, in ogni curva c'era un'insidia e man mano che andavano avanti le gare il fango copriva i sassi, le radici e anch'io avevo un po' problemi meccanici, però alla fine sono riuscito a recuperare e è andata bene, sono contento. Avete vinto tutti e due con la sfortuna però. Sì, Filippo è andato molto forte e quando io poi stavo recuperando un po' anche lui gli è caduta la catena e eravamo a pari e sì, alla fine dovevamo andare a tutte e due e sono contento di essere riuscito a vincere. Adesso la testa è in America? Sì, adesso aspettiamo le convocazioni, spero di essere tra i convocati e vediamo di far bene.